Giuseppe Conte ha cercato di nascondere la sua fibrillazione per il voto della piattaforma Rousseau. Il verdetto del blog lo ha atteso tra un tavolo di lavoro e l'altro, senza mostrare, raccontano le persone che erano con lui, particolare ansia o preoccupazione. Se lo staff era letteralmente nel panico per paura che l'alta affluenza portasse il no alla vittoria, Conte ostentava calma e ottimismo, ma quando il risultato è arrivato, il giurista ha confidato ai collaboratori l'emozione per quello che ritiene un successo personale suo e di Beppe Grillo. Quindi, Conte sente di aver conquistato quella legittimazione che gli consentirà di dar vita a un governo forte, serio e stabile. Quindi, la piattaforma lo ha legittimato, se no si sarebbe sentito come un presidente del consiglio di una coalizione che usurpava il voto agli italiani, ma che alla fine è così. Il Partito Democratico è un partito che ha perso le elezioni e sta governando con un partito che le aveva vinte. Quindi una situazione abbastanza anomala. Da quando poi Beppe Grillo lo ha considerato un elevato come lui, lui si è convinto che i suoi discorsi, le sue dirette su Facebook, le sue comunicazioni ai seguitori, al popolo italiano, abbiano condizionato le scelte degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Io credo che può essere che in parte sì. C'è anche da dire che Conte era ed è il politico più amato dagli italiani, quindi ha un forte ascendente sui militanti del 5 Stelle, lo stesso ascendente che ha su Di Maio. Di Maio vede Conte come se fosse quasi un padre carismatico, perché Conte parla bene, parla pacato, non dice parolacce, non insulta nessuno, è gentile, prima di parlare ci pensa 10 volte, quindi Di Maio ha sempre visto in lui proprio questa figura ancor più carismatica di Beppe Grillo, sempre parlando di quello che vede e sente Luigi Di Maio. Ma Conte ha in mente adesso una squadra di governo che dovrà avere la sua impronta con uomini e donne di sua fiducia nelle caselle chiave. Quindi lui fa i video, li pubblica su Facebook e ci mette poi la sua faccia, no? Le sue promesse. Adesso ha eliminato i due vice premier su suggerimento di Franceschini e conferma di Zingaretti. Quindi non vuole più nessuno che si installi a Palazzo Chigi per orientare le sue scelte. Come diceva Mattarella, che glielo ha detto penso almeno 2 volte, lei deve fare il presidente del Consiglio, non deve fare il notaio di due partiti. Quindi via i due vice premier che erano in costante lotta tra di loro in competizione. Via anche i sottosegretari con stanze nel palazzo del governo, tranne quello cruciale della presidenza del Consiglio, casella sul quale è in atto un aspro braccio di ferro. Parliamo della casella del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Luigi Di Maio spinge per Vincenzo Spadafora e Giorgetti ieri ha proprio salutato tutti, è andato via. Ha lasciato posto al nuovo arrivato. Quindi Di Maio spinge per Spadafora. Ma Conte vorrebbe un tecnico puro più che un politico, vorrebbe proprio un assistente, un tecnico, una persona competente che non abbia politici, che non abbia intenti politici, fini politici, ipocrisia politica, eccetera, eccetera. E potrebbe pensare a Roberto Chieppa, attuale segretario generale della Presidenza. Quindi Conte vorrebbe diventare quasi l'unico inquilino di Palazzo Chigi, vorrebbe isolarsi e vorrebbe elevarsi, come diceva Beppe Grillo, a un livello più alto, cioè vuole staccarsi dai partiti, dai capi politici, vuole stare proprio su un altro piano, proprio un piano, un proscenio che gli permetta di vedere dall'alto in basso gli altri e di, nel caso, rimproverare, cioè attenzione, che io sono il capo del governo,
un po' come il governo e il Presidente del Consiglio vedono, un po' come, ecco, un po' come il Presidente del Consiglio vede Mattarella a un piano superiore, anche Conte vorrebbe che i partiti lo vedano come ad un piano superiore, quindi tre livelli, Mattarella, Conte e i capi politici dei partiti, ma dovrebbe essere così, solo che l'anomalia dell'ultima coalizione di Maio Salvini aveva fatto sì che il Presidente del Consiglio era un mero notaio per garantire l'attuazione di quel contratto, una figura svuotata. I veri Presidenti del Consiglio erano due, Salvini e Di Maio, che si scannavano perché, come un detto popolare dice, due galli in un pollaio non ci possono stare. Immaginate tre, Conte, Di Maio, Salvini. Per quello che già due galli nel pollaio non ci sono potuti, non hanno potuto sopravvivere, figuratevi se erano tre. Quindi Conte vorrebbe eliminare tutto il pollaio e dire: sono io l'unico gallo e posso cantare solo io. E Conte si vuole tenere anche la delega ai servizi. I servizi, per intenderci, non sono i bagni, i servizi sono i servizi segreti civili e i servizi segreti militari. Però non ha ancora deciso che fine faranno pari opportunità e editoria, ma ci starà pensando in questi minuti, in queste decine di minuti, ore. Ma Conte conferma che il governo deve essere meno litigioso e più equilibrato ed è per questo che Conte starebbe pensando ad assumere più cariche, ma non per sentirsi più importante, magari forse un po' tra parentesi, ma proprio per evitare di avere meno persone intorno, meno persone potenzialmente litigiose. Ma il Premier Conte vorrebbe far passare il concetto che lui è il primo responsabile dell'alleanza, però è una figura terza e imparziale. Ma Nicola Zingaretti questo concetto pare non piacere perché vuole incasellare Conte come figura dei 5 Stelle. Perché questo? Per avere più margine di manovra. Come dire, il presidente è dalla tua parte, Di Maio, quindi io posso dire fare questo e quell'altro. Vedremo cosa succederà. E non so se sapete, al Nazareno, proprio la sede del PD, hanno già dato un soprannome a Conte, che è questo, Giuseppe Napoleone Conte. E con Napoleone chiudiamo questo video. Arrivederci al prossimo.